Nome, vediamo, vieni qua, vi conoscete tre, voi due un po', e invece tu perché conosci un po' l'amore, però anche con lui, da Messina. Nome. Carlo. Signori Carlo, ricordiamo, memorizziamo Carlo, che fai nella vita Carlo? Che Ho facevi? detto agente di commercio. Ah, scusi! No, ma io, capito, poi al buio, non è che... Sei tu l'agente di commercio. Che bello, che lavori ancora come agente di commercio. Sì, qualcosa ancora la faccio. Qualcosa. E allora, agente di commercio, prima non avevamo, adesso siamo sul palco, possiamo dedicare un attimino, un po' un istante, un minutino in più. Agente di commercio vende, è un rappresentante, o no? Rappresentante, bravo. I vari prodotti. Vari prodotti. E tu quali prodotti rappresentanti? Per adesso ho prodotti dolciari. Che buono. Siciliani. Uova di Pasqua, sì. Voi parlano questo periodo, cazzo, ci va fortissimo. Dove te lo buttano addosso? Da dietro o davanti? L'uovo di Pasqua, cazzo, proprio l'uovo di Pasqua. Tutto siciliano. Per esempio, l'ultima consegna che hai fatto, l'ultimo accordo che hai fatto, perché cosa hai venduto? No, già sono. È finita l'estate. Sì. I famosi Polaretti. A chi? A tutti, distintamente. Polaretti? Che sono? Non lo so. Grave che tu non li conosci. Ghiaccioli. Ghiaccioli, si chiamano? Polaretti. Polo, no, polo, il polo. I ghiaccioli, e a chi li avete venduti quindi? Tutti distintamente. E tu che fai? Vai là e fai vedere, come ti fai così, un modo, togli me. Faccio mangiare. Va bene, tu invece che fai nella vita? Niente. Vabbè dai, che facevi? Che facevi quando lavoravi? L'azienda di trasporto a Messina. Trasporti a Messina. Sì, tua moglie è... Lo stesso. Papà, che brutto ragazzi. Uno stava là. Cazzo di due anni da questo, se non mi abbiamo rovinato due famiglie stasera. Allora, no, che facevi? Qual è il tuo ruolo nell'azienda di trasporti? Iniziato come conducente, Ma trasporti di che cosa? Autobus. No, e di, per me può essere anche un camion che porta... Allora, come conducente di che cosa? Dell'autobus. Pullman, di linea? Sì. Bello, e poi? E poi ho fatto pure il controllore, poi sono passato in ufficio, sono rimasto là. Si è imboscato, diciamo. 39 anni. Quanti anni hai guidato più o meno? 26. 26 anni di guida. Quante linee stanno a Messina? Ma ora è cambiato tutto, non so. Quante ne stavano? Ne stavano una quarantina. Ma perché è cambiato tutto, scusa? Non lo so, hanno cambiato la gestione, è cambiato un po' tutto, io non l'ho seguito, perciò non so. Però ti devi informare, che cazzo, che facevi controllo? Cioè. Ma le linee, cioè, adesso passa sempre il turno o non passa? Hai Sì, ne passano molti di più. visto? Con te, voglio aspettare che sei... Che sta guidando quella? A posto. Passano molti più, però non sono più 40 linee. Mo si chiamano linee. Tu, tua moglie ogni tanto parla Sì, sono informato, sì. Quante linee stanno adesso? Molto di più, forse. È la stessa cazzata che mi ha detto lui. Molte di più, quante? Ma più pullman. Più pullman, più. Il servizio funziona. Funziona, sì. Che bello, che bello. E tu che fai nella vita invece? Faceva il DJ Fogo. Colleghi, perché è partito l'applauso? Per la categoria dei Vigili del Fuoco, che merita? O, ditemi voi, perché? Per la categoria? Oh, collega, Collega, che bello, Vigili del Fuoco. Ma se quello che, quando sentiamo la sirena che corre, quelli che si arrampicano, qual è il tuo ruolo? Proprio uno di quelli, Era prima quello, poi passato dopo squadra e comandavo una squadra. Tu, comandare la squadra. Tu facevi proprio lui, tu comandavi la squadra e tu ti vendi i ghiaccioli, perché qua hai fatto le arrampicate, tutte le cose più pericolose. Certo. È un aneddoto, una tra le più pericolose che hai fatto, senza andare in particolare, ma più o meno, c'è qualcosa che ti ricorda tutta la tua carriera? Certo, tante cose. Quando è bruciata la raffineria a Milazzo. Bruciò la raffineria a Milazzo. Sì, 20 anni fa. E sono morte 7 persone. Stavate ovviamente voi là e avete anche proprio visto. Abbiamo dovuto cercare le persone, le trovate e spegnere l'incendio.
applauso ai Vigili del Fuoco, grazie. A parte questo, per tutto il lavoro che fanno. E mo stai in pensione? Però ogni tanto che accendo gli ammiti, giusto, accendo qualche cosa per tutto rimanere in tema. No? Sto accendendo il sospetto. Quando si è passato per un'attività bella come questa, insomma, che dà soddisfazione, che si vive di imprevisti, poi quando si passa poi alla pensione, sai, molti dicono che è bello, vado in pensione, altri dicono, ah, peccato, preferivo lavorare. Nel tuo caso? No, è stato bello andare in pensione, sono andato volentieri. Ah, perché ho un po' di riposo, eh. Tanti anni sempre in prima linea sono stato, perciò ce l'avevo di bisogno. E mo come passa il tempo libero? Faccio il babysitter con le nipotine. Madonna. Tu come passi il tempo libero? Con la moglie. Tu vai con il babysitter, non ti preoccupare, non toccare i fiammiferi, cazzo, non toccare i fiammiferi. Passo il tempo libero, no, guardando Mutu. È vero, bravo. Secondo me hai vinto, no, questa direttamente ti fa onore. Allora, come va? No, tu come passi il tempo libero invece? Io giocando a carte. A carte? 40 con degli amici. È vero, dove? E poi a, sì, a Messina, e poi a passeggio sul lungomare. Beh, in attesa? Sì, mi rilasso. In attesa che prima o poi... No, non c'è, non c'è. Arriva, non ti preoccupare, non può darsi questo mese, non è detto che... Fammi sapere, avvicina. Senti, allora, tanti turisti vengono a Messina, in Sicilia. Voi siciliani, invece, tu vai in vacanza dove? Normalmente in Calabria. Perché la pigrizia proprio, poi, come attraversa, a Villa San Giovanni te lo fai tutte le Tropea, sempre. La Tropea, ho trovato un giorno. Vado ad andare lì, ecco. Tutto. In Puglia? No, in Puglia no. Sei mai stato? No. Però devi passare da lì. Ci riuscirò prima o poi. Non lo so. Non te lo posso assicurare. Se lo fai quest'anno, può dare. Però già che rimango l'anno prossimo. Guardandoti da vicino, perché da lontano ti riconoscevo, però da vicino... Ho avuto dei dubbi. Senti, in Puglia tu in vacanza invece un siciliano, no, perché tu nasci in Sicilia. Calabrese trapiantato in Sicilia. Ah, cosa. Tu che scegli allora? Le vacanze dove le sceglieresti? Ho una casa in mare a Sant'Alessio, vicino da Urbino, le faccio lì. Vabbè, stai bene lì. Sì, la Camiglia. Calabria. No, è molto bello. Quindi rimani... Scalaria fresca, sì. Ma sì, arrivare oltre la Basilicata e la Campania, no? Ma ci sono stato parecchie volte, no. Poi ora ci sono gli anni, uno si calma un po'. Certo, certo. Tu in vacanza invece? Sono andato in Puglia. È vero? E non mi fai sapere niente, che cazzo è? Non ti dove sei stato in Puglia in vacanza? A Fasano, a Taranto. So safari pure. Ma tu come Vigile del Fuoco hai lavorato solamente, non penso che hai lavorato solamente in Sicilia? No, sono stato prima in Valtellina, 7 anni, poi a Catania e poi a Messina e provincia. E provincia. Ma è la tua passione, quello che volevi fare o ci hai provato? Mi sono trovato. Perché? Ho fatto un concorso a 18 anni, mi è riuscito e sono entrato. Senti, queste depressioni da quando è arrivato? Ma sarà questa puttana? Noi siamo ad agosto, è triste, proprio a novembre vedrai che ti troverai meglio e sorriderai. Allora.